Allora, questa è la vostra incredibile stanza. Anche noi? Neanche noi ci abbiamo una tenda. Però siete sulla terrazza, eh. Guarda che bello. Allora, vi faccio vedere quanto è alto. Ma quante cazzo sono ricco? Devo... È altissimo. Dove voi non avete idea. Per chi non mi conoscesse, sono Stefano Petroli, faccio lo sviluppatore e amo viaggiare. Il mio obiettivo è raccontare i luoghi che vedo con la speranza che più persone possibili partano per avventure che li cambino la vita. Ci eravamo lasciati lo scorso video in cui avevo detto che Marrakech non era la città migliore di tutti. Perché questo? Perché la metto in comparazione con Fes. Perché tutti dovrebbero scegliere di visitare prima Fes e poi Marrakech? Una prima differenza è che cambia il modo in cui le persone si approcciano a te. Mentre a Marrakech prestano tantissimo, si aspettano che compri, mentre invece in Fes le persone tendenzialmente sono più tranquille. Se entri in un posto, per forza si aspettano che compri qualcosa da loro. E poi c'è una questione proprio a livello di bellezza della città. A mio parere, Fes, immersa nel verde, è molto più bella, è molto più suggestiva. Che colazione. Allora, abbiamo questo pane qua. Questa è una crema di caramello e altre cose. Come si chiama? Composto di olio di argan, mandorle e miele. Poi abbiamo uovo, succo di frutta, latte, caffè, tè, un po' tutto quello che vogliamo, burro. È quello che fanno le donne. Con la macchinetta che gira. E poi ovviamente non dimentichiamoci della cosa più importante di tutte, ovvero la Medina di Fes. Che è tra le più belle, più antiche, più grandi del Marocco, con una guida che abbiamo preso. Noi siamo quelli che dicono, ah, ce la caviamo da soli, ma fidatevi, nella Medina di Fes non puoi cavartela da solo in nessun modo. Saranno 3 ore. Il prezzo sui 15-20 euro a testa. Google Maps le volte non prende, ti perdi facilmente. E poi ovviamente la guida turistica ti porta in posti che non saresti mai stato in grado di vedere. Di solito ve la forniscono i riad in cui siete, oppure la trovate facilmente online. Assolutamente soldi ben spesi. Ci incamminiamo per la Medina di Fes alla ricerca della nostra guida turistica. Qui siamo finiti nel mercato, verdura, carne e pesce. Non ho idea di dove siamo all'interno della Medina, ma comunque stiamo andando verso la parte vecchia. Oggi non ci sono nuvole, fa abbastanza caldo, però dentro la Medina sta un po' più al fresco, perché le vie sono strette. Siamo in questo punto alto in cui si vede tutta la Medina, a rendere l'idea di quanto è compatta e grande. La guida ci racconta che ci sono 3 zone in Fes. Noi eravamo nella Medina Vecchia, ovvero Fes El Balì. Ci sono oltre 300 quartieri, 9.000 vicoli e ci sono 14 porte per entrare. In mezzo a queste vie gialle, tutte dipinte, molto colorate, bellissime. Ci porta a vedere una vecchia casa. Per ogni quartiere c'era, alcune volte ancora oggi, una moschea, un forno e una scuola coranica per i bambini. Comunque prima ci ha raccontato, sì, la Medina è un labirinto, per conoscerla bene devi perderti almeno 100 volte. Però ha detto anche che ci sono persone, anche molto anziane, che non la conoscono ancora bene. Seguendo la guida sembra di girare in tondo, quando invece finisci in luoghi incredibili come questo quartiere dalle vie strettissime e spesso bassissime. La seconda moschea più grande di Fes, dopodomani che venerdì ci saranno più di 20.000 persone che verranno qua a pregare. Sarà veramente una roba invivibile. Ve lo immaginate 20.000 persone che entrano qui? Mentre passeggiavamo, la guida turistica ci raccontava un sacco di cose interessanti. Ad esempio, vi ricordate quando prima vi dissi che ogni quartiere aveva un forno? Ecco. Quando le donne preparano il pane da mandare alle proprie famiglie, per far sì che il pane arrivi alle famiglie, fanno un simbolo, una specie di tatuaggio nel pane, in modo tale che appunto arrivi alla propria famiglia. Ci sono più di 50 tatuaggi diversi, se non sbaglio. Questo è di una casa, E oltre a portarci in abitazioni vere dove ci abitavano veramente delle persone, ci ha portato anche a vedere questo negozio di pelle che però aveva la vista proprio su una fabbrica di pelle. La menta per l'odore. E
Il ragazzo che ci seguiva in questo negozio ci raccontò anche dei dettagli interessanti sulle pelli, come ad esempio il fatto che sono ignifughe e anche impermeabili e poi sono lisce al tatto. Da qui in poi quello che abbiamo fatto è stato semplicemente girare in alcuni negozietti. Questo per la guida turistica è importante, perché comunque se compriamo qualcosa loro ci guadagnano una percentuale. Noi non abbiamo comprato quasi niente se non le cinture di pelle nel negozio di pelle, però è stato comunque molto interessante vedere alcuni negozietti tipici e anche alcuni artigiani che facevano il loro mestiere. Un po' ovviamente ti dispiace sempre non comprare, perché loro comunque sono gentili, ti fanno vedere tutto, però non è che puoi comprare in ogni negozio che vai le cose. Qui siamo nel negozio dove fanno la seta. Ma poi loro sono abbastanza gentili, cioè se non compri va bene lo stesso. Ci ha portato la nostra guida in questo posto, una specie di casa-ristorante. Ecco, per esempio, posti di questo genere, come questo ristorante, sono una manna dal cielo, perché non l'avremmo mai trovata da soli. Ma non solo, è stato uno dei ristoranti più buoni in cui abbiamo mangiato. C'è un menù fisso, 90 dirham, un antipasto primo e dolce. Finito di pranzare, ritorniamo all'interno della Medina. La nostra guida sta portando sulla strada per il nostro hotel. È stato un bellissimo tour. Eravamo molto stanchi dalla giornata, avevamo camminato tantissimo, però dovevamo fare ancora una cosa, ovvero riuscire a raggiungere un luogo in alto dove avremmo potuto vedere un tramonto straordinario, immersi completamente nel verde delle colline di Fes. Ah, e prima di arrivarci siamo finiti non so bene come in un Carrefour. Le stranezze della vita. Mai avrei pensato che era il Carrefour in Marocco, ma perché? Ci stiamo camminando verso la tomba Mary Nidi. Praticamente una specie di rovina sulla collina che dà su tutta la Medina di Fes. Il sole è calato dietro, però ci vedremo i colori. È arrivato finalmente il momento di introdurre un capitolo importantissimo, ovvero il deserto di Merzouqa. Noi abbiamo deciso di arrivarci da Fes, abbiamo comprato il tour nel nostro Riad, ci è costato circa 110 euro, che è un prezzo abbastanza onesto. Nel pacchetto è compreso ovviamente il trasporto in autobus fino a Fes, sono 7 ore e mezza all'andata e 7 ore e mezza al ritorno. Ti portano alle tende dove alloggerai e poi da lì c'è tutto il pernottamento e ci sono anche i giri in cammello, sia serali che mattutini. A parole sembra tutto bello, a vederlo anche, però occhio, che fa molto freddo. Un letto, due letti, letto matrimoniale, bellissima. E qui bagno. Ecco, questa era la nostra incantevole tenda dove avremmo dormito quella notte. L'ora dei cammelli. Siamo sui cammelli. Quel giorno si è alzato un vento molto forte e noi non eravamo per niente preparati. Io avevo i pantaloni abbastanza leggeri e non avevo neanche la felpa, quindi eravamo molto stanchi dal viaggio di 7 ore e 30. Quindi diciamo questo primo giro in cammello non è andato anche benissimo, anche se col senno di poi comunque un giro sotto il cielo stellato e era tanta roba. Siamo tornati dal giro in cammello. Oh, bello, ma abbiamo vissuto un po' male perché non c'avevo la felpa. Faceva freddissimo, freddissimo. Purtroppo siamo arrivati praticamente a fine tramonto. Le luci poi sono diventate belle, però avrei preferito arrivare un po' prima che il sole tramontasse. Poi ci hanno fatto fare un lungo giro dopo che il sole è calato di notte. Lì abbiamo patito veramente tanto freddo, però sì, il cielo era stellato, incredibile. La nostra cena post cammelli. A fine serata ci hanno regalato una specie di spettacolino musicale e a un certo punto abbiamo iniziato un po' tutti a ballare, fare trenini, insomma una grande festa.
mattino delle nostre tende e adesso andiamo a dormire. Oddio, siamo distrutti. Dovrei farmi una doccia, ma la faccio domani, forse. Sveglia alle 5, tra l'altro. Cammelli, alba, colazione e poi torniamo a Fes. Altre 8 ore di viaggio. Bene, bene, bene. Diamo una crema. Il sole sta per sorgere. Dopo essere tornati a Fes il giorno dopo, rimaneva soltanto l'ultima meta, anch'essa abbastanza lontana. Siamo arrivati a Chefchaouen, cittadina blu. Oggi è una bellissima giornata, c'è vento e siamo arrivati prima alle 12, dopo 4 ore di macchina, e ce ne andiamo subito a pranzare. Bellissime queste vie qua comunque. Sono tutte bellissime comunque queste vie, cioè le filmerei tutte. Ti giri, bellissima. Hamburger doveva essere con la carne di cammello, ma purtroppo non c'è la carne di cammello, quindi ci tocca un panino normale. Pranzo finito, torniamo sulle vie di Chefchaouen. Oggi tutto il giorno qui, qualche oretta, perché poi dovremo tornare. Paese da Instagrammer, paese proprio dove ti fermi, ogni viuzza, foto, tac. Tutti influencer che controllano le proprie foto, vestiti con l'outfit giusto, blu, proprio influencer. Qui siamo in un bellissimo giardino con questi archi bellissimi, c'è troppo sole. Questa è anche una piazza bellissima con blu e marrone, veramente suggestiva. Ultima camminata del nostro viaggio, è un mini trekking verso una chiesetta in cima al monte, moschea, non chiesetta, moschea spagnola. Questa qui è una specie di cascata dove le persone fanno il bagno e lavano le arance. Questa invece è la scaletta che ci porterà su. Siamo arrivati alla moschea in cima e dietro c'è purtroppo la nostra ultima vista bellissima sul Marocco. Appetito! Bravo!